Allora, preciso che se sentite dei rumori molesti è che di là stanno usando il Bimby. Il Bimby è tanto caro, tanto utile, ma fa un casino delle signore. Comunque, io non dovreste perché sono microfonato, però vi avviso, metto le mani avanti. Ebbene, willkommen zu bei Noelen, bentornati sul canale. Allora, io in questo momento, mentre sto registrando, anche se il video esce di domenica, quindi quando sono già finite le finali, io non so chi ha vinto né Sanremo né il Danish Melody Grand Prix, quindi vi chiedo se siete contenti di chi ha vinto. Io in questo momento spero che vincano in Italia o Paola e Chiara, sempre non siano lodate, oppure Madama, è l'unica altra canzone che apprezzo, però non lo so, spero che vincano, sono felice abbia vinto una delle due, non lo so, possiamo discuterne. Per quanto riguarda la Danimarca, spero invece vinca Rayleigh. Fatemi sapere se siete contenti, se le avete seguite, se tanto tutti sta parlando di quello, quindi mi ci devo buttare pure io. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo dei periodi di vacanze in Danimarca, cioè di come funzionano le ferie per chi lavora, che immagino che sia quello che vi interessa di più. Se seguite questo canale, ma anche le scuole ferie, ovvero le vacanze scolastiche, perché comunque tendenzialmente chi ha la famiglia poi tende a programmarsi le ferie proprio durante i periodi di chiusura delle scuole, così in modo da poter stare tutti insieme in famiglia. E se andrete in Scandinavia saprete che la famiglia è un elemento molto importante per lo scandinavo medio. Io oggi ho tutto segnato qua. Niente più quadernini, ma in questa sobrissima cover di Barbie che mi ha regalato mia sorella per il mio compleanno, mi ha regalato anche cose un po' più utili, come la luce arcobaleno qua dietro o un'altra luce che si era rotta, però ci ha voluto, diciamo, aggiungere questo, ma posso fare pandan con un altro bellissimo regalo che ho ricevuto, che è questa macchinina elettrica supercar di Lego che mi ha regalato una mia amica Camilla, che la conoscete anche voi. E come dice un'altra mia amica, la mia vita è un pendolo che oscilla tra le Barbie e le automobili. Prima però di cominciare, come al solito, mi vendo. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube se vi piace quello che dico, quello che faccio, eccetera. Attivate la campanellina per non perdere nessun contenuto, perché sennò YouTube non ve lo dice quando io pubblico i video. Poi ci sono due gruppi. Il primo è la Vener Chat su Telegram, se volete informazioni sulla Scandinavia più in generale. Il secondo è Danimarchizziamoci su Facebook, che gestisco insieme a Lucy, Giada e Anastasia, dedicato esclusivamente alla Danimarca. Quindi se volete, avete intenzione di trasferirvi oppure vivete già lì e volete contribuire a creare una community un po' più sana e meno tossica di quelli di tutti gli altri gruppi, iscrivetevi, anche perché siamo più di 800, siamo cresciuti tanto, quindi siamo molto molto contenti. Per il resto io e i miei vari social trovate nell'info box tutti i miei contatti. Se volete iscrivermi, io vi invito sempre a scrivermi mail. Ultimamente qualcuno pure su TikTok mi sta mandando i messaggi, però io vi dico, sia su TikTok che su Instagram non sempre mi arriva la notifica. Se volete avere una risposta precisa, diretta e soprattutto veloce, la mail non ha limiti di caratteriali, è molto più comoda per me, quindi vi invito a farlo lì. E ora direi che possiamo cominciare. Allora, come funzionano le ferie in Scandinavia? Non solo in Danimarca. Tendenzialmente sia in Danimarca che in Svezia e in Norvegia hanno un numero alto di ferie all'anno, paragonabile a quello italiano, ovvero ci sono 5 settimane di ferie che si accumulano da settembre fino all'agosto successivo, quindi in 12 mesi, e possono essere usate dal settembre al dicembre dell'anno successivo, quindi in 16 mesi. Credo che sia un funzionamento simile a questo, ma io non avendo mai lavorato come dipendente, ma solo come partita IVA, non lo so, cioè nel senso io funziono che mi decido da solo comunicando quando vado in ferie e più o meno gli altri se lo devono fare andare bene. Dipendente, sapete meglio di me che c'è un piano ferie da compilare, da dire, chiederle e devono essere approvate. In Danimarca e Scandinavia funziona più o meno così, ci sono queste ferie, si chiamano così in Danimarca, non è tanto diverso, è una delle parole più facili da ricordare del danese, si chiamano ferie, sono pagate come, esattamente come in Italia e appunto insieme all'Italia rappresentano uno dei posti dove, al mondo dove ce ne sono di più. Oltre al fatto che ci sono le feste comandate, no? Anche in Danimarca, quindi c'è la festa nazionale, c'è il Natale, c'è Santa Lucia e altre feste esclusive della Danimarca che magari non ci sono qua. Un esempio su tutto, poi lo andremo a vedere quando parliamo delle vacanze scolastiche, è che in Danimarca, in Scandinavia, non festeggiano la Befana, non festeggiano neanche Santo Stefano, e quindi quelle, per esempio, non sono ferie, non sono feste nazionali, non sono fe feste chiamate, ma sono giorni come tutti gli altri.
Quindi anche in quel caso, poi in base a dove vivete, dove lavorate, scusate, potete stilare il vostro piano ferie e state tranquilli che ve le danno, insomma, senza troppi problemi. In questo il mercato del lavoro scandinavo funziona come quello italiano, la differenza sta che magari in Danimarca e Scandinavia, ma questo è tutto un altro discorso, funziona che c'è più facilità non solo nel trovare lavoro, ma anche nell'essere licenziati. Non è a livello, diciamo, selvaggio come quello americano, però comunque non c'è neanche un mercato del lavoro così ingessato come quello italiano, ma soprattutto la cosa bella è che se qualcuno in Scandinavia non dovesse riconoscervi delle ferie, vi dovesse trattare male, eccetera, eccetera, i sindacati funzionano. Quindi state tranquilli che su quello avete una forza in più, ecco. Se volete sapere qualcosa di più sui sindacati danesi, scrivetemelo. Io non li conosco bene perché non ci ho mai avuto a che fare, però conosco delle persone che... la stessa Lucy, banalmente, quindi possiamo eventualmente tenerlo come argomento per una prossima live che sì, ho intenzione di organizzare. Ma non vi dico altro. Se invece volete sapere come funziona un freelance, le differenze tra un freelance in Italia e in Scandinavia, Danimarca, Svezia e Norvegia, ditemelo che vi preparo un video anche su quello, soprattutto per quanto riguarda ovviamente gli scaglioni, no? Sapete che in Italia ci sono le aliquote, ecco, c'è cioè la forfettaria, che è quella a cui rientro io, che poi l'aliquota 1, 2, 3 e via dicendo, e ci sono dei sistemi simili per capire se volete avviare un vostro business o comunque lavorare come freelance anche in Danimarca o in Svezia, sapete più o meno come fare. Parliamo invece di scuoleferie, ovvero le vacanze scolastiche, perché comunque anche se non avete figli, vedrete che la maggior parte delle ferie lavorative vi verranno concesse, comunque verranno suggerite durante i periodi di questo tipo. E lo riconoscerete perché sono i periodi in cui vedete di solito più nordici in giro, spesso per l'Italia e per l'Europa. Diciamo che in Scandinavia hanno un alto numero di vacanze scolastiche, credo più che da noi, perché diciamo presentano un sistema misto tra quello che può essere quello anglosassone, quindi con, non so, 3 settimane di scuola, poi una settimana di ferie, poi altre 3 settimane di scuola, e invece il nostro che prevede tanti mesi di scuola e poi delle vacanze più o meno risicate. Non è nessuno dei due, è una via di mezzo, però secondo me funziona molto bene. Iniziamo col dire che la scuola, per quanto riguarda il 2023, 2022-2023, è iniziata più o meno in tutti i paesi, più che meno intorno alla metà di agosto. In Danimarca è iniziato un po' prima, in Svezia inizia più tardi, però tendenzialmente è sempre quello, e finisce intorno alla metà di giugno, anche in questo caso o prima della metà o leggermente dopo, però comunque siamo sempre lì. Quindi questo è l'arco, ci sono 2 mesetti di vacanze estive che vanno appunto dalla metà di giugno alla metà di agosto. Quello che più o meno, se avete visto il video sullo studiare in Danimarca, vi ho detto le lezioni in Danimarca, dell'università, ma anche in Svezia, iniziano più di un mese prima rispetto a che da noi l'università inizia a fine settembre, inizio ottobre se non ricordo male, invece in Scandinavia inizia prima. Oltre a queste vacanze estive, che sono le somme ferie, che sono le più lunghe, sono circa 2 mesi, come vi dicevo, ci sono tante altre vacanze. Partendo proprio dall'anno solare, abbiamo quelle che sono partite in Danimarca proprio ieri, le winterferie, cioè le vacanze d'inverno, che sono una settimana e si tengono dal 11 febbraio al 19 febbraio. Poi se andate, vi lascio un sito che si chiama scuoleferie-dk.dk. Vedrete che per ogni città della Danimarca sono, diciamo, principe capoluogo, sono segnate tutte le date di tutte le vacanze scolastiche del corso dell'anno, perché, diciamo, ci sono dei range da tenere, però magari qualcuno inizia un giorno prima, finisce un giorno prima, però tendenzialmente funzionano così. Dopo le winterferie, che appunto sono le vacanze, diciamo, di invernali che si tengono in Danimarca, nella prima metà di febbraio, per esempio in Svezia sono più avanti, si chiamano sempre winter holidays, però si tengono tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Quest'anno, oltre, dicevo, a quelle, ci sono le Påskeferie, che sarebbero le vacanze di Pasqua. Non esistono le vacanze di primavera perché semplicemente sono le vacanze di Pasqua. Anche in questo caso si parla di 10 giorni
E più o meno in tutta la Scandinavia, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia si tengono dal 1 di aprile al 10 di aprile, quindi tutti i primi 10 giorni di aprile, visto che la Pasqua è mobile, quindi non è una data fissa, però quest'anno mi pare che sia tipo il 7, l'8 o il 9 di aprile, si tengono appunto queste vacanze. Delle sommerferie vi ho già parlato, sono le vacanze estive, che in Danimarca, per esempio, perché ce l'ho sotto mano, si terranno dal 23 giugno 2023 al 6 di agosto, poi ricomincia la scuola, quindi di questo in realtà vi ne avevo già ampiamente parlato, e sono le vacanze più lunghe di tutto l'anno scolastico, ma non sono le ultime che si tengono, perché ci sono anche le Efterårsferie, che sono le ferie, le vacanze autunnali, che contrariamente a quanto potreste pensare non sono legate ad Halloween e ai morti, perché Halloween non è una festa tanto sentita, cioè lo è diventata come da noi con gli americani, però tendenzialmente non è una festa tradizionalmente sentita, ma le Efterårsferie, le vacanze autunnali, si terranno quest'anno più o meno dalla metà di ottobre al 22. Sto guardando la Danimarca, ma in Svezia è più o meno così. Anche in questo caso, e più o meno funziona anche in Norvegia, dove magari la Norvegia si differenzia un po' più dalle altre due, perché sono vacanze un po' più corte rispetto a quelle che ci sono in Danimarca e Svezia, ma tendenzialmente ho deciso di fare un video unico perché sono fondamentalmente identiche in tutti e tre. E appunto queste Efterårsferie sono un'altra settimanina che si tiene alla metà di ottobre. Poi c'è l'ultimo range fino alle vacanze di Natale, le Jule Ferie. Che non sono, non da, in questo caso non sono da confondersi con le Winterferie di cui abbiamo già parlato, che invece si tengono nell'ultima parte dell'anno. In Svezia possono, non sempre, ma possono partire con Santa Lucia e durare fino al 2 o 9 di gennaio. In Danimarca invece partono un po' più tardi, perché Santa Lucia è sentita ma meno della Svezia, però tendenzialmente partono intorno al 20, 19-20 di dicembre e durano o fino al 2 gennaio o fino al 5, sai, in base a quando capita il lunedì, perché come vi dicevo, l'Epifania non è una festa sentita in Nord Europa, non viene festeggiata, ma per esempio ho dei parenti che vivono in Inghilterra, a Londra, e neanche lì si festeggia l'Epifania. La mia cuginetta inglese l'ho vista durante queste vacanze di Natale. E lei, diciamo, loro sono tornati su in Inghilterra intorno, mi pare, al 3 di gennaio, proprio perché la piccolina tornava alla scuola materno o elementare, non mi ricordo più. Quindi tendenzialmente vedete che sono più ferie, più ferie, cioè, sono più vacanze sparse nell'anno, in un'ottica comunque molto umanistica, tipica del Nord Europa, di dare molto spazio e libertà ai ragazzi, quindi di svagarsi e di rilassarsi. Poi c'è tutto un discorso di come funzionano i compiti, eccetera, però secondo me non è il caso di parlarne in questo momento. Se ne volete, ditemelo, che così me lo appunto tra gli altri video da fare, però tendenzialmente c'è un bel equilibrio tra il periodo in cui si sta a scuola e il periodo in cui si sta in ferie. E vedete che le ferie di chi... Perché ho voluto unire anche le vacanze scolastiche, perché comunque ci sono talmente tante settimane, ci sono diverse settimane di ferie, che in totale sono più o meno, tolte le sommerferie e le vacanze di Natale, proprio adesso sono più o meno 5 settimane, e sono quelle con cui poi dalle aziende tu puoi chiedere il permesso per stare a casa dal lavoro. So che non è per tutti così, se avete esperienze diverse ditemele pure, che parliamone pure di come, se vivete già in Danimarca, avete anche dei figli, volete condividere la vostra esperienza, oppure se questo video vi è stato utile, magari state progettando di trasferirvi o da soli o con la vostra famiglia oppure col vostro partner nell'ottica di ampliare la famiglia. Spero che questo video vi sia stato utile, insomma, parliamone. Questo era tutto per oggi, era un video semplice però informativo, che spero appunto sia utile a qualcuno. Spero anche, adesso lo dico così pur parler, che i piccoli video che vi sto mettendo 2 o 3 volte a settimana vi possano far piacere. Sono delle piccole pillole che faccio nella mancanza di tempo di poter fare video un po' più strutturati. E niente, fatemi sapere se vi piacciono anche quelli. Prima o poi arriverà sto benedetto video sulla storia, lo sto preparando, giuro. Però appunto, essendo una roba, voglio essere preciso, un po' più lunga, ci sto mettendo un po' di tempo, però giuro che arriverà. Direi che questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!